dibattito, quindi chi vuole intervenire può già cominciare, per così dire, alzare la mano, magari chiamo i miei colleghi, per così dire, Rodolfo De Cembrino, Francesco Massarino e Francesco Mileno, a raccogliere, perché conoscono le persone in sala, siamo moltissimi, quindi non riesco nemmeno a vedervi tutti, a raccogliere i vari interventi in modo tale che poi, diciamo, massimo, vi prego di essere abbastanza sintetici, massimo 5 minuti per intervento. Se qualcuno vuole semplicemente fare una domanda, saremo grati della sinteticità del quesito e della domanda posta. L'assessore Matteo Lepore, che tra le moltissime deleghe, anche quella appunto la promozione, per così dire, della città di Bologna, l'economia pertinente al comune di Bologna e tante altre cose che ci spiegherebbero. Grazie, buonasera a tutti. Intanto, visto che in questo circolo avete gli orettori pronti per chi eventualmente dicesse delle cose, ma che è abbastanza grande. A parte questo, innanzitutto volevo ringraziarvi per l'invito a questa serata di confronto. Visto che siamo anche in clima di elezione del nuovo segretario, penso che sia importante dirci che il metodo di confronto e di lavoro che i circoli si danno, tipo quello di questa sera e gli altri incontri che state facendo, è un metodo assolutamente per me importante e valido, che credo sempre di più debba coinvolgere nel futuro gli amministratori locali della città in particolare, non solo perché fra un anno e mezzo avremo un appuntamento importante delle elezioni amministrative, ma soprattutto perché negli ultimi 3 anni diciamo che abbiamo meno dato su questo fronte come partito. Io sento francamente l'esigenza di ritornare ad un metodo comune di lavoro e questo per me è un punto molto, molto importante. Nel merito dell'argomento di questa sera, molte cose sono già state dette, peraltro insomma, Walter ha contribuito non da oggi alla costruzione insomma, del percorso sulla città metropolitana. Vorrei provare a indicare alcuni temi che secondo me sono importanti, senza entrare troppo nei dettagli istituzionali. Perché credo che quella della città metropolitana sia una grande opportunità, ma siamo solo agli inizi. Se ne parla da 30 anni, ma in realtà siamo solo agli inizi della costruzione di uno strumento istituzionale, ma soprattutto di politiche di territorio, di sviluppo territoriale, politiche sociali, culturali, di una visione complessiva di un territorio da 1 milione di abitanti. Questo secondo me è un punto importante di consapevolezza che dentro il nostro partito, in modo particolare, visto la responsabilità che abbiamo, dobbiamo maggiormente valorizzare e di cui dobbiamo cercare di fare maggiore tesoro e sul quale dobbiamo spenderci di più insieme per capire davvero come sfruttare appieno le potenzialità che abbiamo. Non solo perché Bologna è arrivata prima di altre città metropolitane a definire già alcuni strumenti. Poi possiamo entrare nel merito, nel giudicarli e dire se sono stati fatti bene o sono stati fatti male. Ma certamente l'impianto nazionale ha giovato molto del fatto che Bologna sia stato un terreno di sperimentazione sul piano strategico, così come su altri punti. Arrivare primi aiuta a volte a determinare alcune cose, altre volte aiuta meno sul tema delle risorse, perché spesso chi arriva primo viene penalizzato perché pensa che possa fare da solo. Ma questa è un'altra storia che in questo momento sta penalizzando più Monesi e chi sta cercando di tenere in piedi il bilancio. Lo dico perché è indubbio che il nostro territorio negli ultimi 20 anni ha subito delle trasformazioni importanti. Cito quella demografica per prima. Noi ogni 4-5 anni cambiamo circa un quarto della nostra popolazione. Bologna è sempre stata una città fortemente attrattiva. Abbiamo avuto un periodo anche di decrescita molto importante, di calo anche della natalità. Negli ultimi anni abbiamo avuto un aumento della nostra popolazione, abbiamo avuto anche un aumento della trasformazione demografica. Bologna è sempre di più un luogo di arrivo, non solo per i turisti che ormai vediamo per strada, soprattutto stranieri, ma di persone che scelgono Bologna per vari motivi, lavorativi, professionali, di studio, l'abbiamo sempre detto. Per la nostra sanità, per venirsi a curare, anche per motivi culturali e di scelta sul tema dei diritti. È indubbio che ci sono nella storia del nostro paese tante persone che hanno scelto Bologna anche perché qui c'era una maggiore libertà, una maggiore attenzione per i diritti. Probabilmente nel passato questa identità della nostra città aveva un che di politico, oggi ha un che di molto economico e di sociale.
anche grazie ad esempio ad alcune novità, penso all'aeroporto, che ormai ha superato i 6 milioni di passeggeri per avere solo quotazione in borsa, o grazie alla nuova stazione dell'alta velocità che va completata, ma che di fatto già oggi è un nodo strategico fondamentale che ha accorciato i tempi di collegamento del nostro paese, di attraversamento. Siamo tornati ad essere un nodo strategico dal punto di vista del trasporto, dell'attraversamento del nostro paese, quindi anche degli scambi e dell'attrattività degli investimenti. Noi stiamo realizzando questa importante opera del nuovo polo, diciamo, dell'alimentare, che è Fabbrica Italiana Contadina, Italy World, che sarà il CAB. Vedremo, noi insomma abbiamo fatto una scommessa che riusciremo a partire in tempo, che sarà una cosa importante che attirerà oltre 5 milioni di turisti, ma al di là del risultato di cosa sarà, io insomma, mi auguro un'importante opera che creerà lavoro e attrazione, credo che soprattutto la storia che noi stiamo cercando di costruire con questo progetto racconta di un territorio che è stato in grado in un anno di mettere in campo un progetto, di trovare dei finanziatori privati, di mettere insieme le istituzioni, di far partire dei cantieri e di attrarre degli investimenti anche dall'estero. Quanti territori italiani possono vantare questa velocità, questa affidabilità e questa credibilità? Io credo che noi abbiamo una sfida di mantenere questa promessa e questo ritmo e di portare a casa il risultato, perché non è ancora finito. Ma se ci riusciamo, la storia vera più importante sarà quella di essere stati in grado di rappresentare l'Italia nel mondo e di aver dimostrato che Bologna e l'Emilia Romagna sono il territorio giusto su cui investire, perché oggi è qui la sfida principale sulla competitività dei territori. Essere in grado, non tanto certamente questo, di dire sburocratizziamo, certo sburocratizziamo, ma di riuscire a dimostrare che possiamo liberare valore dai nostri territori se facciamo lavorare le nostre imprese, se facciamo stare bene i cittadini, ma anche se riusciamo ad attirare nuovi cittadini e nuove imprese. Per fare questo servono politiche, servono delle scelte, ma per fare queste politiche e queste scelte noi abbiamo bisogno di rivedere quelli che sono i nostri strumenti di governo del territorio, sia a livello locale, sia a livello nazionale, se non anche europeo, ma non mi allargherei troppo. E qui il fronte delle città metropolitane, che ha visto una prima riforma, perché la chiamerei così, una prima, primissima inizio di riforma, ha bisogno di una cosa che il nostro paese non ha, cioè un'agenda urbana, un'agenda delle città. Non si può pensare di costruire 14 aree metropolitane senza avere un piano nazionale che investe su quelle aree urbane come un'infrastruttura strategica del paese, definendo quali sono le funzioni strategiche per l'internazionalizzazione del nostro paese, per lo sviluppo industriale del nostro paese, per la revisione del sistema di welfare e della sanità nel nostro paese. Questo discorso oggi manca. Abbiamo iniziato a costruire l'infrastruttura, il telaio, ci stiamo dando delle regole, stiamo riorganizzando i territori, ma manca il cuore, la mente importante di questo, di questa infrastruttura, cosa che ad esempio in Francia hanno costruito, hanno saputo fare, il motivo per cui Lione e altre città hanno fatto passi così importanti dal punto di vista economico e della competizione globale. Questo oggi all'Italia ancora manca, quindi dobbiamo chiedere di migliorare la legge per i motivi che sono stati elencati prima, ma dobbiamo avere l'ambizione di chiedere al governo di costruire delle politiche per le aree urbane, ricordandoci di una cosa: l'80% dei cittadini italiani vive fuori dalle grandi città. È vero che nel mondo c'è un grande fenomeno di urbanizzazione, ma la via italiana all'innovazione delle aree urbane e della sostenibilità deve passare dalla consapevolezza che la maggior parte dei cittadini vive fuori da queste aree urbane. Quindi dobbiamo essere bravi a livello nazionale a tenere insieme l'infrastruttura delle aree urbane, ma anche a costruire un sistema che riesce a costruire un equilibrio, ad esempio sulla protezione e la valorizzazione del territorio. E qui alcuni hanno parlato del tema dell'urbanistica, che è un tema fondamentale, che io credo dobbiamo iniziare ad affrontare qui a Bologna in modo diverso. Abbiamo affrontato negli ultimi decenni questo tema in un modo importante, perché non si può dire che l'urbanistica in Emilia Romagna e Bologna non abbia una storia. Abbiamo avuto non solo importanti assessori che hanno scritto
la storia dell'urbanistica, hanno fatto la storia dell'urbanistica, hanno fatto anche cose importanti non solo nella nostra città, ma è indubbio che abbiamo ragionato molto di urbanistica, soprattutto negli ultimi periodi, negli ultimi 10-20 anni, non parlando di economia e non parlando di come noi volevamo ridisegnare lo sviluppo del nostro territorio su i traguardi che raccontavo prima. Cioè abbiamo parlato soprattutto di scambi urbanistici. Avevamo bisogno di costruire o di dare dei servizi, avevamo bisogno di utilizzare degli oneri per realizzarli e volevamo definire i nuovi confini dei nostri singoli comuni. Poi certo avevamo i piani provinciali che cercavano di coordinare, ma l'urbanistica è spesso nata da processi di interessi particolari, fossero di comuni, di imprese o di situazioni, piuttosto che da un disegno complessivo di sviluppo del territorio. Questo disegno complessivo lo si può avere solo se si inizia a ragionare della Bologna da 1 milione di abitanti in una logica internazionale, rispetto alle infrastrutture che raccontavo prima, rispetto alle trasformazioni demografiche che raccontavo prima e rispetto all'ambizione che noi vogliamo avere di dove portare l'economia del nostro territorio. Su questo è lampante che noi oggi abbiamo un capoluogo con di fatto ampie aree da rigenerare, penso alle aree ferroviarie, alle aree demaniali, per citarne solo alcune, e abbiamo avuto negli ultimi anni un proliferare di edificazione nei comuni contemporanei. Oggi noi diciamo spesso in slogan stop al consumo di suolo, in realtà si parla di saldo zero dello statuto. Qui il punto qual è? Non tanto dire non si costruisce più, perché non è questo il tema, e neanche dire dobbiamo per forza costruire perché sennò licenziamo delle persone, non è questo il modo giusto di affrontare la questione, credo. Ma riconoscere che abbiamo bisogno di densificare e rigenerare il tessuto urbano del capoluogo, perché è il capoluogo che si spopola a volte in alcune zone porta degrado, penso a alcune zone del centro storico, delle aree ferroviarie. Abbiamo bisogno di ridare senso ad alcune aree che hanno perso valore economico e industriale del nostro capoluogo e magari riequilibrare alcune scelte del passato rispetto a come si è lavorato sull'urbanistica nell'area più esterna. Oggi con i percorsi della città metropolitana abbiamo finalmente la possibilità di rimettere mano a alcune decisioni in modo equilibrato e sostenibile, perché non possiamo pensare che con uno schiocco di dita cancelliamo scelte e investimenti, ma non possiamo neanche immaginare che rinunciamo a fare delle politiche di sviluppo nuove e importanti. Questo credo che sia un nodo decisivo. Se noi capiamo che la sfida della città metropolitana sta attorno a questo, nuovi strumenti, nuove politiche, allora troviamo la soluzione anche di come portare avanti alcune delle questioni istituzionali che stanno dentro e attorno alla città metropolitana e al rapporto con il comune capoluogo e la regione. Nei prossimi 6 mesi, insieme al presidente Bonaccini, il consiglio metropolitano e il sindaco di Bologna dovranno definire le nuove funzioni, dovrà essere fatta anche una legge a livello appunto regionale. Ci sarà un dibattito forte col governo quando si sarà sciolto il nodo del Presidente della Repubblica per capire se riusciamo a recuperare delle risorse, e Bologna in particolare, comune capoluogo, avrà alcune decisioni da prendere nei prossimi mesi. La prima riguarda il bilancio del comune. Il sindaco ha già annunciato che sarà un bilancio dinamico, nel senso che approveremo entro marzo una prima versione del bilancio per quelle che sono i conti attuali e le disponibilità attuali della legge di stabilità, ma noi vogliamo fare una battaglia per recuperare risorse e per riuscire a ridurre le tasse, non aumentarle. Entro 2015 noi vogliamo arrivare a questo risultato. Questo è l'impegno che ci siamo assunti, nei confronti dell'opinione pubblica e dei sindacati, e questo sarà il percorso che cercheremo di fare, anche con aggiustamenti progressivi del bilancio insieme al Consiglio Comunale. Allo stesso modo, entro il mese di marzo dovremo definire un piano sulle società partecipate, il tema che prima veniva citato. Lo dobbiamo fare per legge, nel senso che entro il mese di marzo dobbiamo consegnare una relazione sia allo Stato sia alla Corte dei Conti sullo stato delle società partecipate, definendo laddove ci sono dei problemi di bilancio, quali indicazioni sui piani industriali e anche quali dismissioni noi vogliamo mettere in campo. La legge di stabilità ci chiede di prendere delle decisioni
sulle società partecipate, definendo quali sono ritenute indispensabili e quali invece si pensa si possano dismettere. Quindi da qui a marzo ci sarà un dibattito non solo sul comune capoluogo, ma coinvolgendo tutta l'area metropolitana su questo tema. Il sindaco farà delle proposte, le farà di carattere generale anche sulle singole società, ci saranno ovviamente motivazioni là dove faremo alcune scelte e alla fine il Consiglio Comunale dovrà prendere delle decisioni. Sulle società partecipate, in modo particolare noi abbiamo anticipato due orientamenti importanti. Il primo, che ci riguarda in modo importante, ma ovviamente ha più protagonisti i soci che hanno la maggioranza, che riguarda l'aeroporto e quindi la quotazione in borsa dell'aeroporto, dal quale ci aspettiamo importanti risorse per riuscire a fare investimenti, e la dismissione che è stata annunciata in questi giorni della società mista che gestisce la refezione scolastica Seribo, con il riaffidamento del servizio ad una società che non sia più mista ma sia una società completamente privata. Nel 2003 la giunta Guazzaloca già di fatto esternalizzò il servizio con la costituzione di una società mista al 51% di proprietà comunale. La gestione da allora, con questo contratto che è scaduto nel 2013 ed è sempre andata avanti fino ad allora, di fatto era già una gestione privata, perché nella società mista il comune non aveva ruoli gestionali. Di fatto quella era una situazione di conflitto di interessi positivo, chiamiamolo così, nel senso che il comune era allo stesso tempo l'affidatario ed era socio di una società che gestiva le mense scolastiche, con l'impossibilità di cambiare un contratto ovviamente che era stato definito. Questa cosa negli ultimi anni è arrivata a toccare dei punti di criticità forti nel rapporto con l'utenza, nel rapporto con i lavoratori, anche nel rapporto fra la società stessa e il comune, quindi ovviamente nel rapporto tra i soci. In questi giorni noi abbiamo deciso di proporre al Consiglio Comunale la dismissione, la liquidazione della società e poi una nuova gara, perché era finito il contratto e quindi andava comunque fatta una nuova gara, e questa era una scelta che ovviamente era nelle cose ed era già stata annunciata, ma visti i rapporti anche con i soci della società mista e anche le istanze del Consiglio Comunale e le istanze dei genitori, noi abbiamo preso questo orientamento. L'orientamento che noi siamo convinti porterà maggiore qualità, maggiore capacità di controllo, perché supererà il conflitto di interessi che prima c'era. Stiamo anche valutando di farci carico direttamente degli investimenti per realizzare i centri pasti, quindi non chiedere più alla società che gestirà di realizzare i centri pasti, quindi di fatto definendo un contratto molto lungo, ma vorremmo definire un contratto molto più breve, anche per valutare meglio il lavoro che viene fatto sul fronte dei servizi. Abbiamo definito ieri un documento sulle linee guida di gestione del servizio con il comitato mense, commissione mense, del quale fanno parte sia gli insegnanti che i genitori, la ASL, documento che trovate già online oggi sul sito del Comune di Bologna e che sarà oggetto di una consultazione pubblica a partire dalla prossima settimana, e entro il mese di febbraio affronteremo questo dibattito e questa decisione. Abbiamo già fatto due incontri con il gruppo consigliare, che ha dato un orientamento favorevole sia a livello di PD che di maggioranza. Lunedì avremo un incontro con i sindacati e noi pensiamo di riuscire a portare avanti questo percorso. L'abbiamo anticipato, e poi davvero è stato lungo, rispetto alla relazione di marzo che dicevo prima, perché abbiamo bisogno di chiudere i tempi della gara per essere pronti con il prossimo anno scolastico. Quindi non potevamo assolutamente arrivare in linea con la discussione sulle altre società partecipate. È certamente una decisione importante, un'assunzione di responsabilità che ci siamo presi. Pensiamo che sia la scelta giusta e ovviamente siamo anche in altre occasioni, se serve l'argomento un altro, disponibili a fare degli incontri con i circoli che lo vorranno per poterlo affrontare meglio. Credo che insomma, a livello dei temi che avevate posto, questo sia lo scenario che abbiamo di fronte. Il prossimo anno è un anno assolutamente decisivo per molte delle scelte che elencavo, quindi credo che avere il Partito Democratico in campo e su questo interessato a coinvolgere i circoli sia anche per noi assolutamente un'opportunità importante.
Grazie. Grazie.